buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Quest'anno per Natale ho pensato a un dolce. Per questo dolce abbiamo bisogno dello zucchero, farina, uova, colla di pesce, cioccolato bianco, cacao amaro, zucchero a velo, del formaggio spalmabile, fresco, olio di semi di arachide, latte, panna, yogurt e del torrone. Per prima cosa andremo a lavorare sull'inserto di cioccolato, quindi andremo ad unire la crema di formaggio, lo zucchero a velo e il cacao amaro. Con l'aiuto di un leccapentola o un cucchiaio l'amalgamiamo per bene finché non diventi un composto omogeneo. Lo trasferiamo in una sacca à poche. Prendiamo il nostro stampo, adagiamo questa crema nello stampo e lo adagiamo in congelatore per almeno 2 ore. Seconda fase, pan di Spagna. Dobbiamo dividere i tuorli dagli albumi. Montiamo gli albumi a parte in una planetaria a neve. Con il bicchiere del Bimby andiamo a mettere i tuorli, lo zucchero, la farina, l'olio di semi di arachidi e il latte tutto insieme. Mettiamo il Bimby all'incirca 5-6 di velocità e facciamo girare, frulliamo tutto, amalgamiamo il composto. Una volta che i due composti sono pronti, li andiamo ad unire delicatamente con un leccapentole. Cerchiamo di dargli aria per non smontare i bianchi. Lo adagiamo in una teglia Gastrom d'acciaio con un po' di carta forno o dello spray staccante. Impostiamo il forno a 180 gradi ventilato per 20 minuti. La terza fase, la crema panna cotta. Con un bicchiere di cucina andiamo ad adagiare dentro della panna, cioccolato bianco e zucchero. Mettiamo in microonde alla massima gradazione per all'incirca 3 minuti. In un'altra ciotola con acqua fredda sciogliamo la colla di pesce. Quando il composto è pronto, uniamo la colla di pesce, lo yogurt e andiamo sempre con l'aiuto del Bimby a frullare e amalgamare tutto il composto finché sempre non rimanga bello omogeneo. Quarta fase, la corteccia di torrone. Prendiamo un cutter, un robot da cucina, sminuzziamo il torrone, prendiamo un padellino, ci mettiamo 250 g di zucchero semolato e 50 g di acqua. Aspettiamo il bollore all'incirca 121 gradi. Dovete osservare che lo zucchero inizia a fare delle bolle. Quando le bolle sono molto grandi, lo zucchero è pronto. Lo versate tutto di un colpo nel torrone, ovviamente in una ciotola sempre di acciaio. Cosa accadrà? Che il torrone si scioglierà all'istante e rovesciate su un foglio di carta forno. Adagiate un altro foglio di carta forno e lo stendete col mattarello sottilissimo. A questo punto andiamo ad inserire l'inserto precedentemente mantenuto in congelatore, ovviamente nella crema panna cotta prima che si solidifichi. Ed ora passiamo ad impiattare il nostro dolce. Prendiamo la base di pan di Spagna, ci adagiamo il tronchetto e ci mettiamo la nostra corteccia di torrone. Qualche decorazione. Ed ora, se volete, potete abbinarci una riduzione di mango. Il piatto è pronto! In questo piatto possiamo scegliere di abbinarci un liquore agrumato. Ed ora non resta che augurarvi un buon Natale!